Vabbè, allora buongiorno a tutti. Abbiamo deciso di convocare, d'accordo con l'ispettore Mosconi, che è responsabile dell'ufficio contravvenzioni del comune, del corpo di polizia locale di Fondi, questa, diciamo, piccola riunione operativa con gli organi di stampa per informare la cittadinanza di Fondi della novità procedurale che caratterizzerà da oggi in poi l'operato dei nostri colleghi su strada. Come tutti ormai sanno, è storicamente acclarato che il corpo di polizia locale nell'atto di contravvenzionamento utilizza i cosiddetti preavvisi cartacei. Tutto ciò ormai è un qualcosa di consolidato a livello storico. Invece, con la nuova tecnologia che noi inauguriamo oggi, andiamo a sostituire il vecchio cartaceo, il preavviso, con una tecnologia nuova, attraverso dei palmari, che sono nient'altro che dei telefonini che, attraverso l'inserimento, come avviene normalmente con i cellulari oggi, vanno a rilasciare una ricevuta di carattere termico, che viene rilasciata poi sul parabrezza con le stesse modalità del preavviso. La differenza qual è? E poi lo spiegherà il nostro collega ispettore, è che non ci sarà più il solito preavviso in carta, ma tutto viene sostituito in via telematica, anche perché ci sarà lo scarico diretto di questi dati presso l'ufficio contravvenzione, tutto in via telematica, per cui andremo verso diciamo, la scomparsa progressiva di quello che è il classico preavviso. Questo evita tanto lavoro in più e inutile a livello di attività procedimentale e dà la possibilità anche all'operatore di essere più tempestivo nell'intervento su strada perché tutto avviene in via telematica. Quindi ci auguriamo che questo sia soltanto l'inizio di un'attività di rinnovo a livello operativo, anche per dare un servizio sempre più efficiente alla cittadinanza e per rendere il servizio che gestisco sempre più conforme a quelle che sono le norme vigenti e soprattutto sempre più funzionale e all'avanguardia rispetto ai corpi di polizia locale, a noi limitrofi e in generale alla gestione del corpo di polizia locale. Quindi vi ringrazio e lascio la parola a qualcuno che ne sa molto più di me a livello tecnico, l'ispettore Mosconi. D'accordo col comandante, ci siamo posti il problema che questa grossa novità per quanto riguarda la redazione degli accertamenti contravvenzionali poteva causare qualche problema alla cittadinanza, agli utenti della strada, per il semplice motivo che la tecnologia che adesso fa pa passi avanti ha fatto passi avanti enormi, non sempre viene recepita da parte della cittadinanza. Intanto andiamo verso la dematerializzazione del cartaceo. Quindi con questo nuovo sistema noi volevamo rendere edotta la cittadinanza, e in particolare gli utenti, che non troveranno più gli agenti su strada che con il bollettario provvedono ad elevare la constatazione di infrazione al codice della strada, ma avranno un semplice telefonino nel quale è inserito un programma che permetterà, ed è questo della Munipol, che permetterà e la redazione del preavviso di violazione. E con una stampante portatile che sarà in dotazione unitamente al telefonino, rilascerà questo tipo di accertamento che i colleghi lasceranno attaccato al parabrezza sotto il tergiversare dell'automobile contravvenzionale. Il sistema innovativo perché permetterà contestualmente all'accertamento di infrazione di verificare immediatamente se il veicolo è coperto dalla polizza assicurativa e se è stato sottoposto a visita di revisione prevista dall'articolo 80 del codice della strada. Quindi con un unico accertamento sapremo vita, morte e miracolo di quel veicolo in sosta su strada, in modo tale che i cosiddetti furbetti staranno molto più attenti e alla stipula del contratto assicurativo e alla revisione del veicolo. Perché altrimenti trovi un veicolo in via di sosta e
oltre alla sanzione per che ha assicurazione e revisione, esatto, anche per quello. Esatto. Anche esatto. Se non è movimento, anche se... okay. La sosta è considerata il momento della circolazione, quindi se sta su pubblica strada è come se stesse circolando, quindi è la stessa cosa. Okay. Al termine delle 6 ore di servizio degli agenti, non appena metteranno piede all'interno del comando, devono cliccare un semplice bottone, un'icona che sta sul programma, e automaticamente i verbali redatti in quelle 6 ore vanno a finire nella procedura informatica del codice della strada presente all'interno del comando. Questo significa cartaceo zero, quindi con tutto quello che è connesso adesso, quindi i costi per la redazione, per la stampa dei bollettari, ma soprattutto anche rispetto per l'ambiente, perché togliendo carte, inchiostro, eccetera, eccetera, andiamo su in quella direzione. E soprattutto l'accelerazione del servizio, nel senso che noi possiamo anche non fare immediatamente la sincronizzazione, diamo il cellulare all'altra pattuglia di servizio, quest'altra pattuglia di servizio fa il servizio e poi alla fine della giornata o il giorno dopo, 2 giorni, sempre cliccando il bottone, tutto in tempo reale va a finire nel sistema. Questo significa che ci sarà un vantaggio per noi come servizio, un'accelerazione del servizio, perdite di tempo inutili e soprattutto lavoriamo praticamente in tempo reale. Già lo facciamo adesso, ma con enormi sacrifici per la cronica carenza di personale, ovvio. La cosa più importante è che nel cedolino che rilasceremo sotto il parabrezza ci sono le stesse indicazioni del preavviso cartaceo, quindi questo significa che l'utente entro 5 giorni può provvedere al pagamento, altrimenti poi si avvia tutta la procedura di notifica dell'atto di contestazione dell'infrazione. È una novità importante perché purtroppo la cittadinanza era abituata a vedere il vigile con il bollettario in mano, dietro, davanti a una vettura nel redigere il verbale, adesso vede il collega su strada col telefonino e chissà cosa possono immaginare. Ma questo non significa che per esempio gli agenti, non so, vanno in una strada con una fila di auto parcheggiate e le possono controllare tutte? Certo, sì. Che controllano tutte. Quindi a prescindere anche se la tua auto è parcheggiata bene, se non hai l'assicurazione e la revisione, anche se tu non la prendi, comunque viene. Esatto. Questo sistema poi contestualmente a digitare l'infrazione, il luogo, l'ora, tutte le notizie previste dal codice della strada, dà l'opportunità immediatamente di scattare anche la foto del veicolo, quindi dove si trovava, perché stava in sosta. Perché stava in sosta vietata e che tipo di infrazione ha fatto, e contestualmente quando fa lo scarico dei dati, oltre alla sanzione, nella procedura va a finire anche la foto, più o meno come... più o meno... si contesta che la macchina non stava sul gruppo, sì, invece il vigile fa la foto e la situazione ci guarda, la macchina in questo momento temporale stava qui, che molte volte succede, che abbiamo un variegato di contestazioni, che è notevolissimo, quindi la gente che ti contesta... in poche parole viene... mi raccomando alla targa, oltre al verbale vero e proprio viene fatta anche la foto al veicolo contravvenzionale, in modo tale che senza l'articolo 13 della 689 abbiamo anche la prova provata dell'infrazione commessa dall'utente, okay? Quindi non ci sta violazione di privacy eccetera eccetera, perché insomma, pubblici ufficiali nel pieno del servizio. Abbiamo preferito convocarvi perché il fondano, che non sta abituato, o meglio è un po' allergico a tutte queste innovazioni, ma il fondano come anche altre realtà,
abituata al vigile col bollettario, ripeto, che da Tergo provvedeva ai rigi verbali, adesso lo vedono col telefono e dico, che sta succedendo, cioè perché questo mi fa la foto, tutto qua. È il primo comune. In provincia sì, mi sembra di sì, non so se altri comuni ne sono dotati. Di questo sistema della De Leoni siamo gli unici, ma forse anche nella regione. Della De Leoni però, ci saranno altri sistemi. Della De Leoni, sì, della De Leoni. Perché questo sistema poi non è nato a livello commerciale, ma è nato dalla collaborazione mia e dell'operatore della De Leoni, dall'operatore informatico, e il sistema l'abbiamo letteralmente adattato alla nostra realtà e al tipo di servizio che noi quotidianamente facciamo. Quindi in questa prima fase noi inizieremo questo servizio a step. Alcuni continueranno ad usare il bollettario, altri invece provvederanno a redigere i verbali con questo nuovo sistema, proprio per far abituare pian piano gli utenti a questa novità. Oltre ai due telefonini abbiamo provveduto a dotare anche chi svolge servizi automontato su strada di un tablet che ha le stesse caratteristiche, ha la stessa stampante in dotazione, in modo tale, perché durante il servizio automondato possono nascere esigenze diverse da chi è appiedato e sta su strada, come quando effettuiamo i posti di controllo, là con il trasgressore conducente a nostra disposizione dobbiamo fare tutto un altro tipo di attività, identificarlo compiutamente, verificare la regolarità dei titoli di guida, dell'assicurazione e della revisione. Mentre il veicolo in forma statica ha delle diverse problematiche, nel controllo su strada, quindi con la contestazione immediata dell'infrazione, l'operatività è diversa. Ma quello che adesso a noi importa come comando è quello di razionalizzare le risorse che abbiamo, e con questo sistema, ripeto, intanto non ci saranno più disservizi, intanto la procedura sarà più veloce, intanto si lavora in tempo reale e soprattutto andiamo verso la dematerializzazione del cartaceo, che è la cosa che più ci interessa. Avete fatto una stima di quanto vi permetterà di risparmiare questo? Non l'abbiamo fatta perché non abbiamo la prova provata di quello che ci renderà questo, nel senso che questa stima la potremmo fare l'anno prossimo. Ci abbiamo pensato, ma così su due piedi è impossibile. Inizieremo in questo periodo perché andremo incontro all'estate. Sapete benissimo quello che succede d'estate nei 142 km quadrati del territorio comunale, perché tra poco inizieremo il controllo e gli sbocchi a mare, viene le festività pasquali e quindi la gente si comincerà a riversare sul litorale, le strutture ricettive, quindi la popolazione di fatto raddoppierà, però le forze poi di polizia, controllo del territorio, sono sempre le stesse e sono sempre poche. Quindi con questo sistema aumenteremo il controllo e soprattutto il controllo sarà molto più veloce rispetto agli anni passati. Ecco perché ci interessa poi il discorso di avvisare la cittadinanza.